Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che riordina province e città metropolitana. Il Piemonte è stato ridisegnato su 4 aree vaste. Tornano alla regione competenze importanti come agricoltura e formazione professionale. Aldo Reschigna, vicepresidente giunta regionale. È una legge ambiziosa che guarda al futuro. Non ci accontentiamo di mettere mano al riordino dei rapporti tra regioni e province, ma prevediamo che il futuro sia rappresentato da 4 grandi aree vaste. E lavoriamo con questa legge affinché la regione Piemonte possa dare il proprio contributo per evitare che i dipendenti delle province finiscano in liste di mobilità. Mauro Campo, Movimento 5 Stelle. A parere del Movimento 5 Stelle è un disegno di legge timido che non affronta il problema. Meglio avremmo fatto fare come regioni vicine come l'Emilia Romagna e la Toscana, che o hanno puntato sul riportare tutte le funzioni in regione o a ridistribuirlo però in maniera precisa e inequivoca come l'Emilia Romagna. Alzare la guardia contro la diffusione tra i minori di slot machine e gioco d'azzardo. Lo chiede un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale che impegna la Giunta a mettere in campo iniziative per disincentivare la presenza delle macchinette negli esercizi commerciali. Promosso dal Presidente dell'Assemblea, si è insediato a Palazzo Lascaris il Consiglio degli Stati Generali dello Sport, uno spazio di approfondimento tecnico e scientifico per sostenere i valori della pratica sportiva. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. E gli Stati Generali sono uno strumento istituzionale super partes all'interno del quale devono emergere delle proposte finalizzate a condizionare gli stili di vita, e cioè favorire l'attività motoria ai fini della prevenzione, e l'altro aspetto è una maggiore attenzione alla buona salute tramite l'attenzione dell'alimentazione. Per la prima volta in Italia l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, FRA, con il Comitato Diritti Umani, ha presentato una ricerca sullo sfruttamento lavorativo a danno di chi si sposta all'interno dell'Unione Europea o di chi vi fa ingresso. Si è aperta con i saluti del Presidente dell'Assemblea regionale Mauro Laus la 32esima Assemblea annuale dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, a Torino, dal 28 al 30 ottobre. Il Consiglio ha partecipato all'appuntamento con un proprio stand istituzionale. I Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, Mauro Laus e Sergio Chiamparino, hanno ricevuto a Palazzo Lascaris i fratelli Martine e Bernard Matteis. Ai due atleti sono state consegnate le targhe con la medaglia della Sacra di San Michele per la loro attività sportiva. Un film con le testimonianze di volontari, operatori carcerari, detenuti e autorevoli personaggi. Si intitola Recidiva Zero, fa riflettere sulla rieducazione della popolazione carceraria ed è stato proiettato in anteprima nazionale a Palazzo Lascaris. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.